tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dada-chan. L'argomento di oggi sarà Ciao a tutti, sono Dada e questo è il mio primissimo video dedicato a una nuova rubrica, una rubrica che tratta delle recensioni sui manga. Oggi andiamo a parlare di un manga ormai uscito da molto tempo, stiamo parlando di Kodomo no Mo, ci ha detto anche Kodocha, uscito nel lontano 2002 in Italia, in realtà uscito in Giappone precedentemente nel 1995. La mangaka in questione è Mio Urbana. E stiamo parlando più specificatamente di quel manga reso noto in Italia, diciamo grazie alla trasmissione televisiva di quando io ormai ero, diciamo, una bambina, che era appunto l'anime tradotto in italiano e quindi riadattato dalla Mediaset, diciamo in malo modo, come purtroppo sappiamo ha sempre fatto in un certo senso. Stiamo parlando appunto di dell'anime detto Rossana in italiano. Quindi grazie al successo che ebbe anche in Italia ne è stato poi pubblicato anche il manga edito da Dynamic Italia. Stiamo parlando quindi di un manga molto vecchio in un certo senso, e quindi perché trattare questo, diciamo, dato ormai quasi storico, potremmo dire, perché è stato un manga che per me ha significato molto quando ero piccola, quando lo lessi, anche se potremmo dire che forse in un certo senso alcuni lati di questo non l'avevo ben interpretati perché ero piccola. E oggigiorno, rileggendolo, ho riscoperto piacevolmente dei lati, diciamo, della storia, della vicenda, della sceneggiatura, che in un certo senso probabilmente avevo mal interpretato o comunque sia non avevo compreso appieno. Infatti non c'è da stupirsi di questo, perché Kodomo no Mo, cioè, tradotto in italiano con il giocattolo dei bambini, è un manga che vertiva questa frase, cioè riservato ad un pubblico maturo. Chi conosce l'anime saprà che questa storia in realtà è molto sempliciotta, potremmo dire, in senso buono ovviamente, è molto young, molto semplice e divertente in un certo senso, molto allegra. Però, come abbiamo detto, in Italia molti fatti sono stati appunto censurati e quindi non sappiamo in realtà com'è la vera storia. Il manga tratta una vicenda molto più, diciamo, forte, molto più intima, molto introspettiva, molto psicologica, che è forse questo lato che ho apprezzato di più da adulta. Possiamo dire infatti che forse proprio per queste vicende, questo lato molto oscuro, molto che indaga sempre e comunque nel lato, diciamo, più tormentato dell'intimo, persegue sempre e comunque tutta la storia del manga, mentre nell'anime, nonostante appunto, come abbiamo detto, le censure, anche, diciamo, la forma originale giapponese è molto più divertente, abbiamo detto, e anche il finale non è assolutamente traducibile come quello del manga. Infatti il manga sempre e comunque si focalizza su questa particolarità psicologica che via via riesce sempre di più a estrapolare anche nei personaggi che apparentemente sembrerebbero più positivi, quel loro lato in un certo senso appunto tormentato, che deve essere guarito in qualche modo e deve essere sanato, da chi e in quale maniera appunto. Allora, il giocattolo dei bambini parla appunto di una ragazzina di nome Sanakurata,
che appunto è famosa, tutti diciamo a scuola la conoscono, sanno chi è grazie al programma in cui è debuttato, televisivo, che era appunto Kodomo no Mocha, come il titolo vero e proprio del manga, che sarebbe il giocattolo dei bambini. Dal titolo di questo programma televisivo quindi è stato tratto il titolo del manga. Al di là di questo non ci sono altri significati particolari legati al titolo. Quindi Sanakurata è questo, diciamo, personaggio famoso, molto allegro, che tutti i bambini conoscono, divertente, e che quindi, diciamo, sprizza felicità da tutti i pori. Però c'è un però: nella sua scuola ritroviamo, diciamo, dei problemi dal punto di vista dell'insegnamento, che non riesce a protrarsi, non riesce proprio a essere compiuto in questa classe di alunni delle elementari, perché ci sono appunto dei soggetti, potremmo dire dei bulli, che riescono a creare disordine. Quindi ritroviamo una rottura iniziale, come in tutte comunque sia le sceneggiature, potremmo dire, anche se stiamo parlando di un manga. Questa rottura viene data appunto da questo putiferio che creano questi soggetti, che vengono capeggiati da un bambino, un ragazzino in particolare, chiamato Akito Ayama. Già da questo si capisce da come si approccia verso gli altri soggetti la sua, il suo particolare modo di essere, molto tenebroso, molto diciamo la sua cattiveria, in un certo senso, viene fatta scaturire sicuramente da dei problemi legati al suo io. Sana inizialmente non comprende questi fatti, diciamo che capeggiata dal senso della giustizia vorrebbe in un certo senso mettere fine a tutto questo scandalo, questi problemi, per far sì che le lezioni si protraggano nel modo corretto. Proprio per questo inizialmente Akito Ayama capisce che c'è qualcosa in lei di differente dagli altri bambini, capisce che lei è un soggetto diverso da prendere con le pinze, e che in un certo senso vuole farsi da eroina, vuole tradursi come un'eroina, e che crea confusione anche per i suoi piani. E quindi Sana, sempre e comunque in modo molto divertente, cerca di sdrammatizzare, di eliminare il problema, o comunque sia la fonte, qual è Akito Ayama, quindi diciamo di fargli cambiare idea, di capire qual è il suo problema, perché deve fare tutto questo, e Akito gli risponderà in un modo tale da fargli capire che lui vorrebbe solamente sparire da questo mondo, vorrebbe morire. E quindi lei inizialmente rimane, come dire, scioccata da questo, perché per lei la vita è tutto il contrario: la vita è bella, deve essere vissuta minuto per minuto, non c'è cosa migliore se non vivere, e rimane scioccata nel sapere che ci sono persone con questi problemi, e quindi proprio per questo ancor più vorrebbe aiutare il problema di Ayama, cercare in un certo senso di eliminare il problema ancor più dalla fonte, e quindi indaga su di lui. Inizialmente cerca di ricattarlo sempre in modo molto divertente per riuscire a fargli cambiare idea e abbandonare la parte del bullo, anche se in questi sotterfugi non ci riesce poi molto, fino a quando proprio in questi ambiti si avvicina sempre di più a lui e scopre i suoi veri problemi, i problemi familiari. Sana quindi riesce in un certo senso, adesso non entro più nello specifico se voi non avete letto questo manga, però Sana riesce a trovare una soluzione, e proprio questa soluzione farà cambiare completamente, diciamo, Ayama. Ritroveremo anche un lato buono, Ayama si avvicinerà sempre di più a lei, scoprirà una fonte di salvezza nel rapporto con Sana, e quindi
Da questo scaturirà sempre di più poi una catena di conoscenza di altri personaggi incentrati nel loro intimo. Un amore che in realtà non è vero amore, problemi durante la sua infanzia legati alla famiglia, il triangolo, l'allontanamento di alcuni personaggi ormai riavvicinati a una nuova rottura. L'allontanamento si sa in un certo senso nelle coppie all'interno degli shoujo manga in particolare portano sempre e comunque a una rottura. Non entro nel merito perché ripeto è una storia tutta da leggere, tutta da comprendere pagina per pagina con questo lato psicologico. Insisto molto su questo perché per me è stato molto importante, è il punto che mi è piaciuto di più di questo manga. Secondo me la morale di questo manga è proprio che apparentemente tutti abbiamo dei problemi interiori, ognuno diverso chiaramente, e ognuno deve riuscire a uscirne in qualche maniera e non tutti riusciamo nel nostro intento nella stessa maniera, ma comunque sia una persona riesce a salvarci. Questo diciamo, io ho interpretato così il significato di questo manga, magari per voi non è stato così, per chi l'ha letto non so, però questo diciamo è il lato che mi è rimasto più nel cuore. Kodomo no Mocha si compone di 10 volumi dove durante i quali Sana e i personaggi non solo crescono diciamo di mente potremmo dire e diventano sempre più adolescenti e quindi affrontano i primi lati dell'adolescenza legati all'amore, al cambiamento, alla crescita eccetera eccetera, dall'essere bambino delle elementari fino ad arrivare alle medie quasi alle superiori, e durante tutto questo percorso quindi ritroveremo varie vicende all'interno di questi 10 numeri. Allora, ritroviamo anche un volume speciale chiamato La Villa dell'Acqua, che io anche ho apprezzato moltissimo perché nel manga, durante il manga, ritroviamo un momento in cui Sana deve realizzare un film e deve allontanarsi da casa, e questo film è stato poi tradotto proprio come storia in un volume extra che è molto molto bello, ragazzi, secondo me è veramente da leggere questo, perché non solo ritroviamo sempre quel lato psicologico che, come vi ho già detto, io tanto adoro di Miobana, ma anche diciamo quel lato un po' tetro, molto diciamo quasi da velature horror in un certo senso, che a me ha stupito molto e devo dire mi è piaciuto veramente tanto. Quindi una volta che avete terminato il manga vi consiglio di leggerlo, ecco appunto, però sempre comunque dopo, perché fa parte di un diciamo di un momento particolare della storia che sarebbe meglio approfondire appunto a termine della lettura del manga intero. Che altro dire? Adesso partirei con il parlare dei disegni, del lato illustrativo, in quanto appunto a me piace anche sempre comunque molto parlare di questo, perché non so se lo sapete, comunque sia io disegno e mi piace molto quindi affrontare anche questo lato di un manga, di un fumetto, e quindi nel caso in cui foste interessati a vedere alcuni dei miei disegni o comunque sia se andate nel mio canale vedrete che ci sono alcuni speed painting o comunque sia dei tutorial che ho inserito, e se vi interessa appunto andateli a vedere. Diciamo il lato illustrativo, il tratto a me piace molto, chiaramente stiamo parlando di uno shoujo manga, quindi occhi grandi, sbirluccichini, o comunque sia un lato molto dolce il più delle volte viene tratto da questa tipologia di manga. Miobana a mio avviso ha uno stile molto simile ad altri autori, come ad esempio questi occhi, vediamo anche in altre copertine magari per capirci, questi occhi a me ricordano tantissimo anche altri artisti, altre mangaka, pensiamo ad esempio a, non so, a me fa pensare tantissimo anche a Mayu Sakai, non so se avete letto qualcosa di lei, ultimamente è uscito Sugar Soldier, o comunque sia Momo, o anche Wataru Yoshizumi, ormai vecchia, quindi possiamo dire vecchio autore, ecco, in un certo senso possiamo dire che si lega molto anche a questo periodo, quindi può darsi che le influenze vengano un po' anche da quel lato. Per quanto riguarda l'impostazione delle tavole, ecco questo anche,
In alcuni momenti Kodomo no Umoja veramente mi ha stupito molto per l'impostazione delle atmosfere. Le atmosfere anche sono molto tetre il più delle volte, o comunque sia lasciano trasparire moltissimo quel sentimentalismo, diciamo, che l'autrice vuole appunto evidenziare, molto, molto forte, ecco. Mi piacerebbe farvi vedere qualcosa in particolare. Finalmente l'ho trovato. Diciamo che in realtà non ho scelto quel pezzo che vi dicevo del primo numero, in quanto secondo me, ecco appunto, ho notato anche questo, Mio Bana in quel momento ancora non aveva, non era riuscita a tirar fuori il meglio di sé ancora, diciamo era in fase di sperimentazione. Si vede che lei è molto evoluta nel suo stile, ecco anche questo è importante da dire. I disegni pian piano diventano sempre più morbidi. E i personaggi diventano anche un po' più magri, devo dire, però è un lato del suo stile in un certo senso che non mi dispiace. E, comunque, ritornando al discorso delle atmosfere, vediamo ad esempio, non sono spoiler in quanto penso che non capite poi molto vedendo queste tavole, guardate ad esempio l'espressione cupa in questo punto di Ayama, come diciamo riesce a trascinare il lettore in atmosfere veramente molto tetre, molto forti, cioè veramente con l'uso dei retini riesce a dare un capolavoro secondo me nella sua traduzione, diciamo, oppure questi occhi intrisi di follia, cioè guardate l'impostazione anche delle vignette, ecco appunto. Fino ad arrivare poi anche in momenti molto molto più soft, molto più appunto divertenti che nell'anime, come ho detto, sono molto più evidenti, mentre qui ci sono, ma molto pochi, e diciamo, però quando ci sono riesce, diciamo, a renderlo evidente in modo molto differente rispetto a quelle atmosfere. Basta guardare ad esempio qui Sana, tutti i suoi movimenti, tutto il suo scalpore, diciamo, la sua felicità che traspare sempre da tutti i pori, come avevo detto in precedenza, e niente, quindi che dire, Kodomo no Umoja nella sua impostazione delle tavole riesce ad adattarsi moltissimo nelle atmosfere. L'uso dei retini si adatta anche sempre, comunque, come abbiamo detto, perfettamente al cambiamento di atmosfera. E questa è la prima edizione, uscita appunto nel 2002. So che poi ne hanno fatta una ristampa, anche se la di Nit, Dynamic Italia, poi diventata di Nit, ha fallito. E, comunque sì, diciamo, si trovano poche copie oggigiorno, credo. E, ad ogni modo, secondo me è un manga da tenere, diciamo, ben custodito nel proprio scaffale. E, appunto, che dire, se vi è piaciuta la recensione fatemelo sapere, oppure se avete qualche domanda in particolare fatemelo sapere, io risponderò appunto qui sotto. E niente ragazzi, allora Dada vi saluta e ci vediamo nel prossimo video e ciao a tutti!